Come oramai noto, Pfizer ha voluto che nel contratto venissero inserite formule per garantirsi il più possibile da reclami in caso di mancato rispetto del cronoprogramma di consegna dei vaccini. Si parla addirittura di assenza di penali. Ma la cosa più importante è la mancanza di responsabilità in caso di reazioni avverse alla somministrazione dei cittadini vaccinati. La società, in pratica, si dichiara non responsabile per eventuali richieste di risarcimenti e indennizzi, con il risultato ovviamente che saranno gli stati a pagare in caso di problemi. Mi chiedo e vi chiedo come sia possibile arrivare a questi accordi penalizzanti per i cittadini europei e per gli stati europei e soprattutto perché sono stati fatti così. La mancata trasparenza, di cui chiediamo conto da ottobre, è un danno per tutti. Detto questo, il processo di vaccini sta subendo ritardi notevoli. Il coordinamento europeo si sta dimostrando fallimentare, visto che siamo in ritardo nei confronti di tutte le altre aree del mondo, o comunque della maggior parte di esse. Chiedo dunque di spiegare i motivi di questa carenza di vaccini e chiarirci, a questo punto, i tempi per la vaccinazione. In Italia gli over 80 già rischiano 2 mesi di ritardo sulle vaccinazioni. Insomma, è francamente inaccettabile. Intanto si moltiplicano le varianti del virus. Abbiamo quella inglese, quella sudafricana, quella brasiliana, eccetera, eccetera. Potete gentilmente rassicurare sul fatto che i vaccini esistenti e approvati siano realmente in grado di coprire anche dalle diverse varianti? Grazie.